Good morning everyone, buongiorno a tutti. Oggi nuovo video, new video, Milano Guide, a tour of Milan. Nuovo Advent calendar, quindi calendario dell'avvento. E poi vediamo. Ma intanto, in the meanwhile, Q&A, domande e risposte. Buona domenica, buona giornata. Oggi piove, purtroppo. Non è come sempre soleggiato, quindi non ci saranno i soliti giri. Domande e risposte, un po' oggi, un po' sicuramente domani. Forza, scatenatevi, che qua ne stanno succedendo di cose in questa settimana, tra Rolex, Audemars, adesso c'è il Natale, un sacco di cose. Per cui vi aspetto, come sempre, grazie. Anche se abbiamo qualche domanda sull'altrologeria, male non fa, ecco. Buona giornata, buona domenica e vi attendo. Beh, un inizio col botto questo, un inizio col botto. Io penso che non sia merito dell'orologio se rimorchi o se qualcuno di noi rimorchia. Oddio, indubbiamente orologi del genere funzionano, anche Nautilus sicuramente funziona, Royal Oak funziona e sarebbe un ottimo claim di marketing, però vorrei sperare che non sia per quello, o forse vorrei sperare funzionasse davvero, perché io temo di no. A me funziona il Softwatch, perché almeno ha una storia da raccontare, ce l'ho anche qua, pensate. Questo funziona un po' sempre, perché racconti da lì, racconti l'arte, però secondo me non è l'orologio, magari lo fosse. E beh, allora, anche fosse, tanto esattamente come va normalmente, cioè, vuoi un orologio, non ce l'hai, qualcuno te lo propone a 30, pertanto così forse è quasi meglio fosse il concessionario, ma ho capito il tuo discorso, lo escludo. Ovviamente il mettere le mani di Rolex sul secondo mercato, direi proprio, anche se non ho certezze, ma 2 più 2 fa 4, sia un po' anche volto e teso a evitare tutta la rivendita, ovviamente non tutta, però diciamo a cercare un modo di intervenire sulla rivendita, i cosiddetti flipper, per cui ovviamente magari sì, il concessionario te lo propone a 30, ma non è il concessionario che l'ha fatto uscire sotto banco, perché se no, a maggior ragione, o è veramente bravissimo o Rolex lo becca e gli leva la concessione. Il mio personalissimo consiglio sui Chronos Watch sono un po' tutti quegli amichetti del Grand Prix, che vuol dire Flash Arrow, vuol dire White Horse, vuol dire Black Friday, vuol dire tutti i Chrono di quegli anni, che secondo me hanno un design che è spaziale. Peraltro, se avete memoria, ho fatto un video su questi orologi assieme all'amico Matteo Colonna su YouTube tempo fa, per cui vi lascio qua il link, riesumiamolo, andiamolo a vedere. Comunque il mio preferito dopo il Grand Prix è il Flash Arrow. Milano Guide arrivata, sono contento, è in inglese perché l'idea è farla per le persone che vengono dall'estero, che vogliono essere un po' guidate nella nostra città, ma comunque potete fruirla anche voi. Per ora è senza i locali e i posti, perché vorrei prima presentare le zone, poi parliamo di locali e posti nello specifico. E ovviamente in partnership con qualcuno, anche perché mi piace questa idea di fare una review di un orologio, quindi tenere la chiave orologi all'interno però di quello che è un contenuto diverso, come in questo caso che è una guida sulla città di Milano. Ho scelto tre luoghi che secondo me vale la pena di visitare e poi lo approfondiremo. Comunque, panettone tutta la vita, Pandoro lo trovo un dolce un po' inutile per mio personalissimo modo di vedere, anche e soprattutto perché è più buono secondo me reinterpretato. Un giorno ho mangiato una torta al Pandoro con Pandoro e cioccolata, top. Ciao, dipende che cinturino vuoi, dipende che cinturino vuoi. C'è sempre l'amico Adriano di Orologeria Duomo, che è un mito, se no vai ai negozi Via del Bollo, le forniture, io ti direi quella roba lì. Poi dipende cosa vuoi, cioè cinturino per il Moonwatch cosa vuol dire? Perché guarda, ci puoi mettere un cinturino di pelle. Poi c'è l'online. Ciao, allora, per come la vedo io, se parliamo di cose semplici, quindi se mi metti in paragone il Bond con un date nero, per dire, ti direi il Bond tutta la vita. Se invece parliamo di cose un po' più, cioè di quadranti un po' più
non lo so, con un viraggio o qualcosa del genere, allora dipende da esemplare a esemplare, ma se parliamo di modello contro modello, vado su Omega questa volta perché il date è molto semplice e però a quel punto preferisco un Datejust. Allora, anche qua secondo me il gioco si fa sulla particolarità dell'oggetto, nel senso, mi parli di un Tank Mast classico quadrante, quindi champagne, diciamo così, e cassa vermeil, quindi argento placcato oro. No, dai, ci sta, è bello, però forse meglio un Constellation, perché ci può giocare un po' di più. Mi parli di un Tank Mast rosso, mi parli di un Tank Mast particolare, mi parli di un Tank Mast già argento e non vermeil. Tank Mast tutta la vita, un orologio bellissimo, solo che ci vorrebbe la maturità di risparmiare e comprare un Tank Louis o divertirsi proprio, cioè se balliamo, balliamo fino in fondo. Un po' questo è il motto. Parere su un Sub-Date LN come primo orologio sportivo. Allora, Sub-Date LN Submariner con la data lunetta nera, quindi classico. Ciò detto, il Submariner è uno degli orologi sicuramente meglio riusciti di sempre. Io purtroppo ho un polso da ballerina, quindi su di me non è proprio un everyday così pazzesco, però è un'icona, è un orologio super ben riuscito e assolutamente che penso sia il caso di avere in tutte le collezioni, ovvio. Poi dipende come. A me, per esempio, Date non piace per niente. O meglio, mi piace, però messo in paragone col No Data, tutta la vita No Data. Per cui poi diventano gusti. Col primo sportivo direi che è proprio il modo forse migliore di cominciare. Allora, complicato nel senso che da me si è sempre fatto 25 a pranzo, con il 24 sera magari cena tra amici, ma magari anche cena in piedi senza grandi vicende, cioè sicuramente non cenone. Poi magari si usciva anche a bere, però mi piaceva il clima di festa, il fatto che parta il 24 a cena, prosegua il dopo cena, la mattina 25 regali, pranzo, proprio pranzo, pomeriggio parenti e amici che passano, anche perché noi a pranzo in Italia siamo pochissimi, perché famiglia siamo pochissimi, e poi la sera del 25 è la gioia vera, con amici che se sentono sanno di chi parlo, zabaione, panettone, quella era la gioia vera per me. Perché non l'avevo mai fatto prima e non lo faccio neanche più, anche perché io sono molto di compagnia, almeno nelle feste comandate, poi in generale poco. Piatti, immancabile cocktail di gamberi perché gli anni 80 non ci hanno abbandonato, un po' di pesce tipo una fregola e poi, boh, quello che capita, anche un vitello tonnato che non fa mai male. Queste però le tradizioni. Allora, l'idea è molto carina, io però temo di deludervi perché non credo di riuscire a fare in tempo sia per i programmi che già ho, sia per la mia fatica nel guardare i film dovuta a un disturbo dell'attenzione da quasi generazione Z, escludo di farcela per quest'anno, però l'idea è molto bella, ci provo, ma non penso di farcela. Per Natale prossimo però me la segno e vediamo se colpiamo. Grazie per l'idea, sempre super apprezzati questi suggerimenti, ma molto più spesso, please. Allora, in punto primo bravo, perché mi sembra un'ottima scelta. 3506. Io direi che stai andando in un'ottima direzione, nel senso che se tutto è vero, quest'anno esce il nuovo Ingegnere SL, quindi comunque avere un Ingegnere SL vintage fa sempre bene e probabilmente siamo ancora in tempo finché non esce per pagarlo più o meno bene. A me sembra uno degli orologi più belli di bussi vintage che si possano comprare. L'ho avuto al polso qualche volta. È molto contenuto di dimensioni, il che gli fa onore. Per cui, no, è la mia benedizione. Comunque, la foto che ti metto qua è di Crono, quindi forse si trova. Comunque, se qualcuno ne ha uno, mi scriva che gli scrivo. Allora, grazie per la domanda. Ovviamente potrei sbolognarti dicendo bello, molto bello, ciao.
Però secondo me è giusto approfondire un secondo la cosa. È un 8 ben riuscito per il fatto che ricalca un po' i quadranti a settori di cui Philips è grande esperta nel venderli e mi ricorda un po' quando fecero la Limited con Laurent Ferrier. Era molto bello, ma c'entrava davvero col marchio. Per cui va bene che esista anche perché sono 50 pezzi, quindi il peggio è che ce ne dimenticheremo. E non credo perché, ripeto, è un orologio ben riuscito, però togliergli i secondi, che peraltro, come sapete, non erano al 6 ed erano un po' un tratto distintivo dell'8 polarizzante, è ingentilirlo un po' troppo e renderlo un po' ruffiano, secondo me. Per cui io sono in forse. Bello orologio, ma non mi ha fatto impazzire il tutto, onestamente. Voi cosa ne pensate? Allora, va benissimo se non c'entra con gli orologi, meglio ogni tanto. Mercedes, tra Audi, BMW, Mercedes, Mercedes per me, perché la trovo molto più sfiziosa, non conoscendo nulla di quanto riguarda la tecnica e tutto questo, perché è una mia passione. Io comprerei Mercedes tra le tre, tutta la vita. Mi dà un sale in più. Ah, mi fa un po' ridere, mi chiedate giudizi, anche se lo apprezzo. Giudizio su Cartier, tu no. Allora, il meccanico ha un filo grande sul mio polso, ma lo trovo una roba bellissima, di uno chic pazzesco, tanto quanto invece il quarzo, comunque le versioni piccole, hanno meno appeal. Orologio riuscitissimo, orologio, abusiamo di questo termine, iconico di Cartier, secondo me, forma non capita, forma oggi non capita proprio del tutto. Cioè, l'unico brand che oggi fa presa con quella forma è Richard Mille, perché è Richard Mille e ha delle altre genialità, ma è una forma che secondo me regala grandi emozioni nell'orologeria e è un grande peccato che non venga recepita come deve, perché al polso è forse la migliore forma per ergonomia e regala anche una grande leggibilità, per cui secondo me è tanto. Guarda, non lo so, perché non è che io sia ferrato sugli Swatch. Sicuramente uno Swatch vintage, avevo uno Swatch di inizio anni 90, forse addirittura dell'89, mi pare, che aveva il cinturino color caffè latte. Qua parlo come quelli che ti dicono: sì, ho visto una macchina rossa, e lo so, però era uno Swatch semplicissimo, tre lancette day date, giorno della settimana e data, tutti al 3, quadrante bianco, ma aveva la patina. Bellissimo. Allora, io ti direi di no, che non si trova generalmente, esiste la lista, penso, non sono completamente sicuro di questa vicenda. È difficile, però giustamente lo vogliamo un po' tutti, quindi ci sta. Allora, in teoria io credo potrebbero, ma credo che da dove andassero a farlo lo menzionerebbero nel catalogo o comunque nei dettagli dell'orologio. Tuttavia non penso, anche perché le aste sono sempre maggiori in frequenza e quantità e gli orologi sono sempre di più. Assolutamente sì, assolutamente, capo più bello del mondo. Li porto un sacco, porto di solito però Gap perché sono quelli che mi stanno meglio addosso. Vorrei scoprirne altri, mi farebbe piacere, ma siamo sfortunati. Domani sera, se tutto va bene, mi trovate in live con Bruno, Giorgione, Toc, il buon Alessandro e il buon Roberto Verde di Goldfingers Orologi, parlando di Rolex, ma sicuramente spero e penso anche di altri topic. Comunque sì, alla fine sono libero e a casa e quindi sono con voi in live. Domani, da quanto ho letto, 21, ci vediamo lì. Taggo finalmente Roberto che gli è tornato il profilo indietro, top. Ebbene, ci vediamo, ci sono anch'io alla fine, pazzescamente. Buongiorno, buongiorno. Oggi finiamo questo Q&A. Allora, non so il nome. Qualcuno mi disse che era a Bologna. So che ce n'è uno molto bravo in Watch Passion. Credo sia molto bravo anche Pendulum Lab. Ce ne sono parecchi. Bocca al lupo. Oddio avvocato, oddio avvocato. Allora, no, dai, il nuovo Tricompax di Baltic. Di Universal Genève mi piacciono, questi oggetti qua anni 2000, però
No, non mi regge la competizione e più che altro perché vorrei altro di Universal e perché apprezzo quello che sta facendo Baltic e mi fa piacere parlare con qualcuno in vita e con un presente, diciamo così. Detto questo, veramente scontro tra titani perché anche quelli Universal sono belli, però mi approccerei più ad altro di Universal. Forse se tu mi avessi detto Universal anni 2000 acciaio, ti avrei detto quello. Sì. Ciao, grazie, buona giornata anche a te. Cosa non ti convince? Tutto Black Bay Blue è un bello orologio. A me non piace la lancetta Snowflake, lo sapete tutti, ma rapporto qualità-prezzo è top. In sé l'orologio è bello, il colore del blu è bello. La taglia è piacevole, il bracciale è comodo. A me è un orologio che piace molto, che avrei comprato non avessi un sub. Non sono il più grande fan dei diver, mi piacciono, ma reputo che quando uno ne ha un paio, poi può anche fare a meno di comprare il terzo, ecco, mettiamola così. O se proprio proprio, comunque non farei mai una collezione di diver, quindi non ne vedo un grande senso. Non sapendo cosa non ti convince, mi spiace. Però a me piace molto. Non lo conoscevo, anche perché mi dicono dalla regia che sia abbastanza raro, fatto dal 97 al 2000, è un auto quartz, quindi un quarzo che però si ricarica con una massa oscillante, per cui è un ibrido. Fosse un'auto sarebbe un ibrido. Dai, è un ibrido tra automatico e quarzo. Allora, esteticamente alla fine è un Seamaster, per cui se piace, nel mio caso piace abbastanza. Non penso ci siano vicende. A me questa roba dell'automatico quarzo, diciamo che non mi, oddio, non mi sfizia, è sbagliato. Io non me lo vedo in collezione, che è il nuovo non me lo vedo al polso, che è il nuovo non me lo vedo, non mi sta molto bene addosso quando siete nei negozi. Per cui approvato se lo devi comprare, se ti piace, se ti sfizia questo aspetto che sia ibrido. Raro è abbastanza, sicuramente raro, non più di tanto, però bello è bello. Allora, la vicenda qua è spinosa, nel senso che non mi sento di dirvi autorità o Bibbia nei confronti di nessuno che parli di Rolex. Per quale motivo? Per il motivo che io sono nuovo nel settore, anche se è un po' di anni che ci bazzico, sono nuovo rispetto alle persone con cui mi interfaccio e ogni volta che cito un libro o una pubblicazione o qualcuno, nessuno è mai concorde, cioè per qualcuno è una divinità, per qualcuno invece è uno scappato di casa. È molto complicato anche perché si parla di storia, quindi si parla anche di vintage, si parla di cose che vanno conosciute e su cui non c'è un'autorità unica. Però sono molto bravi Stefano Mazzariol, so che i libri di Guido Mondani sono molto apprezzati e ci sono anche in boutique da Rolex, per cui forse partirei da lì. C'è una pubblicazione di David Silver che non ho ancora avuto per le mani, ma che è interessante. Insomma, questi titoli mi vengono in mente. So, I don't know what you told me in Arabic afterwards, but I appreciate you did. But what I can say to you is that I would really, really love, but really love, if Saudi Arabia wins it all. But I'm not following, to be honest, so I don't know. And it doesn't look like something that I would put my money on, but I would love that. Allora, per i bracciali di prima mi dicevano lenti a Milano, altri non lo so, su Milano lenti. Io so che per lucidature sono molto bravi da Time Lab, da Gigi Rizzi, non per esperienza personale perché non ho mai lucidato nulla e non amo il lucidare. Detto questo, riparare ce ne sono tanti, c'è Rocco Vitale, c'è Francesco Pozzi. C'è DM Orologeria alla Bovisa, c'è Zani che era il mio orologiaio storico da cui vado ancora, che sta in via Camperio. Ce n'è. Per lucidare non lo so, pensaci 2 volte. Poi veramente non so cosa devi fare, quindi magari ti sto dando un consiglio sbagliato e vai lucida e dacci dentro che è giusto. Magari è un ripristino, non una lucidatura, non lo so. Fai i tuoi conti, se vuoi scrivimi e fammi sapere. Aiuto, non lo so.
Ora, cioè sì, mi vengono in mente tante cose. Facciamo una casa dinner, probabilmente il 13 sera, per cui se volete, barra vuoi partecipare, mi farebbe piacere. Fatemi sapere, qui appello a tutti, ma in particolare per chi mi fa la domanda, che non vedo da un botto di tempo, mi farebbe un sacco piacere. Io purtroppo sono stato un po' strano in questo periodo, non sto benissimo, ma mi riprenderò sicuramente con l'anno nuovo e sono ansiosissimo, ansiosissimo di vedere questa cosa, ansiosissimo. Quindi please, anch'io ti faccio vedere un paio di cose che adesso arrivano. A tra poco allora, spero, dai, caspita. Non conosco bene le logistiche dei matrimoni, ma per quanto mi suona, mi stai parlando magari della festa, perché smoking è più serale. Sapevo che per il matrimonio fosse indicato un tight. E comunque a livello di orari non so, ripeto, come funzionano i matrimoni, ma se non è di sera eviterei lo smoking. Ciò detto, se mi parli della festa, Rivera Lancia tutta la vita, sei il protagonista, se tua moglie è d'accordo, sei il protagonista indiscusso della serata, per cui va bene farti notare, va bene farti vedere. Sono un eccentrico e sono l'ultimo di quelli che dicono è la mia festa, è la festa degli altri, è la mia, totalmente vai e spacca. Per la cerimonia, comunque, tralasciando se smoking o no, sceglierei invece qualcosa di scialato perché non mi piace attirare così tanto l'attenzione, anche perché ce l'ho già. Io farei così, poi dimmi la tua. Ma godiamoceli i graffi, godiamoceli, guarda, io l'ho graffiato ieri. Godiamoci i graffi, sono belli, fanno l'orologio vissuto, non penso tu debba rivenderlo e ricordati che più ne togli e più ne fai dopo e più ne togli ancora e più ne fai ancora e più ne togli e meno orologio ti resta. Per cui goditi i graffi, è il tuo orologio, in alternativa cambia orologio, non metterlo, non lo so, ovvio se lo hai graffiato, che ci sei caduto in bici, portalo da qualcuno. In alternativa, hai preso la persona sbagliata. So che ci sono dei panni, apposta, però ripeto, guarda che togli sempre materiale. Togli materiale e alla lunga, secondo me, potresti pentirtene. Comunque, so che ci sono dei panni apposta, so che ci sono delle paste, so che ci sono delle spazzole. Se no, ti fai amico un orologiaio, passi, gli fai dare una passata. Però io non lo farei. Oh, grazie, sono proprio felice di questa cosa perché in questo periodo ho sempre il dubbio di non avere più un dialogo con voi, quindi di buttare fuori del contenuto senza che necessariamente venga recepito, digerito, apprezzato e, ripeto, digerito nel senso proprio di metabolizzato, di assorbito, goduto e tutto. Forse non è più godibile, non lo so, però è una cosa che detesto, io voglio parlare con voi, a me interessa che ci sia un dialogo, sebbene Instagram non abbia un dialogo e non lo preveda, e sebbene Facebook che ha un dialogo non ci piaccia più. Quindi sono felice che andare all'avvento è un'idea che in realtà ho già fatto l'anno scorso, ma reputo sia giusto fare un po' tutti gli anni, poi è complicato perché non è che io sia così pieno di orologi, ma ci piace, sono felice, l'apprezziate e qualsiasi altra idea è sempre ben accetta. Allora, ti rispondo subito a differenza di come faccio di solito. Se l'investimento tu lo vedi, seguilo, segui il tuo istinto, anche perché se tutti guardano a sinistra, forse a destra c'è di meglio? Nel senso che forse in futuro ti darà ragione la destra? Chi lo sa? Sembra una metafora politica, non lo è, giuro. Detto questo, a me sta roba degli investimenti, lo sapete, che non convince, mi sa di fuffaguru. Perché se io vi do dei consigli sugli investimenti, ma io non ci guadagno nulla, io non sto facendo un investimento, per cui voi non vi dovreste fidare di me, perché io faccio il missionario, non faccio quello che investo, non faccio business, io faccio appunto volontariato, per cui cosa ne so io di business se non lo faccio io per primo? È uno dei motivi per cui non vi do consigli sugli investimenti, oltre al fatto che reputo che sia sbagliata la retorica dell'investimento perché l'abbiamo fatta fino adesso e adesso appena crolla, metà di voi non è più appassionata. Yeah, I'd say yes because I love creativity and they're almost cheap for what they offer. And I love the ideas. I'd say yeah, completely. And some re-edition, reinterpretations of stuff are really good, in my opinion. Allora, questa è una domanda che mi preoccupa, nel senso che mi preoccupa davvero. Cioè, non la capisco, ma mi fa anche piacere rispondere.
La differenza principale è la complicazione, che in Submariner se c'è è la data, nel GMT è ciò che dà il nome al modello, quindi il secondo fuso. Questa è la differenza principale che mi sento di sottolineare. Poi, ovvio, stante questo, cambia il modo in cui è concepita la ghiera, che è bidirezionale al posto di monodirezionale e riporta un'indicazione diversa di tempo e spesso è di due colori diversi. Cambia il layout e cambia il movimento, ovviamente, però direi che la differenza sostanziale è che uno segna l'ora e al massimo la data, l'altro il secondo fuso anche. Allora, io sarei della Carbo Gang, anche se grigia, tutta la vita. Grigia è gradino più alto perché la matriciana c'è il pomodoro. Non lo so. La gricia, però, è di un altro pianeta per quanto mi riguarda. A me sta roba della crema con l'uovo non mi ha mica tanto convinto, eh. Tutto sto amore è un po' overrated della carbonara. E certo, la cacio e pepe è priva del guanciale, che è praticamente fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Per cui, insomma, gricia apoteosi per me. Buongiorno, io comprerei quello che ti piace perché così se mai tu dovessi rimanere con l'orologio in mano per non essere volgari, rimarresti con in mano un orologio che ti piace e che non ti sarai pentito di essere comprato, anche perché sì, sono oggetti che il prezzo lo tengono, ma io non so quanto lo stai comprando tu, anche perché costa roba della rivalutazione futura. Se un oggetto oggi lo comprate molto bene, in futuro molto probabilmente si rivaluta semplicemente perché lo pagate sotto prezzo di mercato. Però sono tante le varianti e sapete che io non elargisco questi consigli volentieri, ma anche perché non so se li so elargire. Detto questo, forse 16,750 è un po' più mainstream. Per lucido, immagino tu non intenda lucidato, però è sempre meglio chiedere, per cui forse ti direi quello. Però vai su quello che ti piace, però no, non comprarlo, secondo me. Non comprarlo. Well, it depends on which ones, because if you think that everything I post, it's mine, I sold my soul. Obviously, it's not mine. All my watches, I mean, I don't have that many. And I buy when there's a price, because I want almost everything I see. So I buy when there's a price and when I think it's worth it. And I afford them with my job. I work a lot, I put a lot of effort in what I do, a lot of passion, and sometimes it pays off and sometimes I get watches. And I'm pretty good at buying when I buy. But I don't buy often. I mean, I started 8 years ago, bought some, you know. But I don't have many and my collection is worth less than maybe even one of the watches I post. Ma io me lo farei fare, magari da Torre, da Buon Matteo, se no è pieno di strapmaker bravi in giro. C'è Mowa, che non so se faccia le anse fisse, ma è bravo. Ce ne sono tanti. Ho anche un amico, Stefano, che ne fa, e lui fa che te li cuci proprio tu col lago. Io ti direi qualcosa di pelle, magari un capretto, magari una vacchetta. Io sul mio argento avevo una vacchetta a tabacco che secondo me è stata Dio. You know, thanks for that, but I get a lot of influence from the people I am surrounded with. Like, if I'm in Rome for 3 days, I gain a tiny bit of Roman accent and whatever. Though my family is Milanese. No, I think it's just, you know, influences. That's what I think. And I love the overall accents of Italy, and I try not to have a Milanese way of talking, which I think I do. But whatever, I try to be chameleontic, you know? Not that I really try, it's just I like that, so maybe that comes out. But I'm really mimical, you know, I mimic accents, but it's not I want to.
It's just it happens. It makes me feel more comfortable. I don't know. Allora, partiamo dal dire che tutti hanno detto che i due orologi sono simili, quindi. Sì, poi secondo me mettiamo troppe etichette e ci mettiamo da soli troppi limiti. Io non sono uno di quelli che vuole i pronomi di tutto e queste cose di genere, occhio, però sostengo che ognuno possa fare quello che vuole, laddove non dà fastidio a nessun altro e laddove è coerente con se stesso. Quindi se tu mi avessi anche detto il Dayjust lo possiamo usare al posto dell'Explorer 2, io non so per cosa lo usi tu. Per cui se non fai l'esploratore, cosa che penso, sì. E comunque in questo caso palese sì, perché insomma sono quasi lo stesso orologio. Allora, questa è una domanda difficilissima. Ti ringrazio intanto per il complimento. Spero di conoscerti prima o poi. La domanda è difficile perché non ho un budget. Quindi io oggi dovessi comprarmi un pezzo vintage, comprerei un Omega Seamaster dei primi, con i bumper. Very interesting. But I have to say, I would like more to get a longer one for every day, to be honest with you. So, yeah, that would be my absolute choice. As much as the 1815, maybe that one, really good. Buongiorno, ho cercato di recuperare un po' la voce, apparentemente ce la stiamo facendo. Allora, è un orologio che a me non ha mai sfiziato più di tanto perché ha un quadrante molto affollato. C'è anche da dire che è l'orologio in commercio, cioè in produzione, chiedo scusa, più complicato di Rolex, e è quel twist che secondo me li tiene con il giusto link al loro passato, che comunque li ha visti fare anche cose un pelo complicate, non super, ma un pelo complicate. È indubbiamente forse l'orologio più interessante del catalogo, tanto quanto non ha mai esercitato un grande fascino su di me, purtroppo. Ciao, Gran Seiko, secondo me dovrebbe fare ancora più lavoro di quello che fa in Italia, nel senso che, poi ne parlo spesso, per carità, con chi di dovere, ma è un brand che ha delle difficoltà di brand, proprio di nome, nel senso che giustamente tanti di voi mi dicono ancora, però è Seiko. Un brand che va comunicato e dovrebbe riuscire a suscitare passione, ma per farlo penso si dovrebbe parlare un po' di più con voi e mostrare un po' di più. Magari quello che c'è dietro al brand, perché se ne parla, ma se ne parla sempre un po' con superficialità, secondo me. Mio parere fanno orologi interessanti, ma che vanno raccontati, spiegati, capiti e metabolizzati. Belli comunque. Allora, secondo me sì, però occhio che la fetta che oggi ricopre Tudor è una fetta che ricopre quasi solo Tudor. E questo è interessante, vuol dire che si può. Ed è una fetta che rende, secondo me. È una fetta che andrà un po' in recessione, magari quest'anno, però che poi ritornerà. E secondo me è una fetta che rende e che va coltivata, perché ormai si punta tutti noi all'alto, dal ristorante al bar all'orologeria. Tutti vogliamo elevare, 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 ma nessuno vende più le cose, diciamo, umane, quelle terrestri. Cerchiamo tutti di andare solo più in alto nell'Olimpo, ma non necessariamente la cosa giusta. Ciao, ormai buon lunedì. Allora, benché sia interessante e risponda un po' all'identikit dell'orologio che di solito mi piace molto, non mi attira, nel senso che gli mancano, o meglio, ha fin troppe cose. E purtroppo sono un ragazzo cliché e una persona noiosa, preferisco TonaPF. Oris è un brand veramente sfizioso con cui spero di fare belle cose in futuro perché secondo me hanno tanto da dare e come si diceva poc'anzi è quella fascia dove secondo me ci si può divertire e comunque la qualità c'è ed è lì da vedere. Non sono mega 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 fan del verde, ma Pointer Date secondo me è l'orologio più bello che fanno. Allora, Breguet li approvo moltissimo, mentre Defy Skyline o Defy Skyline o Defy Skyline, non mi ricordo mai la pronuncia giusta, penso sia Defy, però ci può stare anche Defy, secondo me. No, per me no. Cioè,
L'orologio in sé per sé, appoggiato a un tavolo, mi piace molto. Al polso mio è enorme. Per cui, come sempre, no per casa, sì per casa XL, capito? Quello. Perché dipende sempre quale, però mi affascinano molto. Allora, direi che precedente vuol dire immediatamente precedente, quindi totalmente tutta la vita, quello di adesso. Perché hanno rifatto il bracciale che è strafigo secondo me, perché hanno aggiunto qualche dettagliuccio di font e mi pare anche sull'inserto della lunetta che è molto molto carino. Certo, è molto più tributo al vintage rispetto al precedente. Ovviamente a me piacerebbe un successivo in cui leviamo quel paio di millimetri, pure tre volendo, all'orologio, riuscendoci, e lo facciamo veramente a misura d'uomo. Ma per me è uno degli orologi più belli che ci siano in circolazione, e il nuovo è veramente forse la migliore versione degli ultimi 8, 9, 10 anni. Dai. Forse no, dai, forse no, però comunque del classico è forse più bello in circolazione. Concordo in pieno sul dire che il World Timer è super riuscito. I World Timer sono orologi, cioè secondo me la complicazione di ritorno, tanto che eccolo qua, ce l'abbiamo al polso, e l'ho proprio tirato fuori in questi giorni dalla banca perché ho detto, caspita, io lo voglio questo orologio, lo apprezzo e mi piacciono i World Timer. Comunque, secondo me Bulgari deve capire, ma non è una critica, proprio secondo me devono ancora capire se vogliono portare avanti Octoroma, che secondo me è una linea proprio ruffiana di finissimo, o finissimo, perché bisogna capire se giochiamo su Roma o su finissimo, tutto lì. E boh, io li apprezzo anche se appunto mi piacciono di più in queste versioni che non trovo su finissimo, cioè un solo tempo, sono stato lì lì per comprarlo tante volte, ma non ho avuto quel, sai, quell'appeal vero. Wow, è interessante. Io così su due piedi ti direi Tudor Ranger perché mi ha dato un feeling più bello al polso. Però il Longines è fatto molto bene, devo dire. Però il Ranger ha un fascino pazzesco, secondo me, e ha un'estetica che io apprezzo molto, per cui liscio. Allora, non ho voglia di cercare una foto. Comunque sì, il Bulgari Fifth Avenue ha in buona sostanza un 5 con il TH in alto. Al 5, però vedi, Bulgari Fifth Avenue è una limited che non mi fa né caldo né freddo. Se avessi un legame con Fifth Avenue mi piacerebbe molto, ma non mi disturba. L'8 di Philips ha un che di presunzione, forse più che di arroganza. È bello, lo apprezzo. Un po' affollato il quadrante, come qualcuno mi faceva notare, però lo apprezzo. Però perché togliere una caratteristica propria di finissimo? Cioè, allora piuttosto facciamolo con un quadrante smalto, che ne so. Non lo so, secondo me un orologio fatto un po' a metà. Io credo che Rolex voglia fare il suo, perché le piace fare il suo, perché è brava a fare il suo e vuole fare il suo bene. Io penso che il contesto la voglia rendere il Nasdaq, può darsi, ma che Rolex voglia in sé per sé essere il Nasdaq, beh, non lo so, non ci giurerei. Il Longines Spirit che dicevamo prima da 37 mm, secondo me top, mi pare proprio per Coronavite, sì, sono abbastanza sicuro. Ovviamente a quel punto ti consiglio Vintage, perché non cerchi un vecchio Valjoux? Secondo me entro i 5 compri anche magari con quadrante chiaro un vecchio Vetta che li vale tutti. Ovviamente devo mandarti sul vintage. Secondo me sotto i 5 trovi qualcosa di bello, ruotacolonne e cassacciaio. Non so se ci stai con un vecchio Vetta, forse no. Magari un quadrante chiaro sì. Magari qualche marchio un po' più sconosciuto piuttosto che... però io direi vintage. Magari The Watch Boutique ne ha qualcuno. Forse se no Barone ne ha qualcuno. Gabri. E forse se no anche Shark the Oyster. Grazie per i complimenti sul cappello. Per me nessuno dei due. Ranger. Esco così. Allora, lontani da casa Rolex, forse qualcosa c'è, tipo mi viene in mente Pasha, piuttosto che potrebbe essere simile, ma sicuramente non paragonabile. Quindi ho un Ranger di Tudor, oppure un Explorer 1, che a me piace tantissimo. Indubbiamente esteticamente molto piacevoli, orologi che io non capisco moltissimo per la fascia di prezzo,
troppo simile per quanto mi riguarda Gran Seiko. Belli sono belli, ma wow, che compito arduo. Intendi le varie forme o intendi proprio tutte le versioni fatte? Perché nel secondo caso ti dico di no, ma perché servirebbe un libro più che un video. Nel primo caso mi sembra una bella idea, potremmo organizzarlo. Fammi sapere. Grande segno dell'ok, ma grande, perché secondo me è un orologio che spacca. Lo vorrei più piccolo, ma spacca. Veramente è bello, bello forte. E lo vorrei. Prossimo salto a Ginevra, spero sia presto, 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 presto. Sono invitato a un evento a gennaio, ma cercherò di prolungarlo. Magari di stare lì 2 o 3 giorni in più. Magari ci infilo un'intervista a una casa dinner. Così. Immagino tu intenda quei numeri un po' indie, Eastern Arabic, tipo il mio Baltic. Ora, non conosco benissimo l'offerta di mercato. Se trovi il Seiko Kyojo Seiko 5, secondo me è molto sfizioso e dovresti pagarlo non troppo. In alternativa, ti consiglierei di fare una googolata che sto facendo con te in live, Eastern Arabic Watch, e al momento me ne propone diversi. Non saprei quale scegliere, nel senso, ti ripeto, quel Seiko funziona. Vedo degli HMT che sono gli orologi di un po' bassa qualità, ma che magari sono sfiziosi. Io ti consiglio di monitorare il più spesso possibile, cambiare un po' le chiavi di ricerca e cercare quello che ti piace di più, definito una volta il tuo budget, perché qua senza budget facciamo poco, purtroppo. Io ho sempre un grande timore che sia un po' tutto greenwashing, un po' tutto, perché onestamente la sostenibilità la facciamo, ma consumismo è nemico di sostenibilità. Poi io sono schiavo per il lavoro che faccio di un mercato che se non vende e se non venderà non mi fa lavorare perché dovrei riconvertirmi del tutto per poter lavorare se decidessimo di non produrre più orologi. Detto questo, secondo me sì, la stanno affrontando anche perché è un grande topic ed è un'ottima anche occasione di marketing e di aumento della awareness, il che è solo positivo. Io sono sempre stato dell'avviso che qualsiasi sia il motivo per cui tu faccia una buona azione, la stai facendo. Non mi interessa se ci ricavi qualcosa, la stai facendo. Vorrei vedere però dov'è veramente la cosa perché secondo me c'è tanta retorica e poca pratica. Tissot è davvero underrated, Tissot è proprio underrated forte e merita tanto. Produzione moderna sempre di più, produzione vintage ragazzi, imbattibili, imbattibili, ne ho tanti io di Tissot vintage, comprati a cifre che non hanno senso, cioè qualcuno l'ho pagato perfino 30 euro, ma sto parlando di cassacciaio manuali 34 mm, ma ne stiamo veramente parlando? Poi, cioè, non è che dici 30 euro al mercatino rotto, no, tosto, serio. E orologi per un centinaio, 200, 300 euro danno grandi soddisfazioni. Vi faccio vedere uno che dovrei avere qua, pagato circa 250-300 euro, che è questo. Mi spiegate cosa compro per questa cifra? Allora, io ti dovrei dire che tu hai capito dove sta andando il mercato, dove sta andando sicuramente almeno il mio gusto, ma non il Cartier di Van. Cioè, se ti piace, sono proprio contento per te. Ma come fa a piacere? Cioè, a me veramente non piace quell'orologio. Audemars Piguet 1, creme della creme, Patek Philippe, non me ne parlare. Guarda, non me ne parlare perché mi arrabbio su Patek Philippe, perché io non l'ho comprato. E ora sono aumentati e io lo voglio tantissimo quell'orologio, ma proprio tanto. Se qualcuno ne ha uno in vendita a un prezzo molto più che decente, perché trovarlo a prezzo di mercato sono onesto, ci riesco anch'io in mezza giornata. Vorrei una cosa amichevole e lo so che è una domanda sbagliata perché gli orologi vanno pagati il loro prezzo. Bene, io non voglio perché ogni tanto ho la fortuna di riuscire a pagarli molto meno del loro prezzo. E spero mi capiti, in alternativa non ho abbastanza soldi da dire vai, compriamolo e
Con questo abbiamo finito le domande. Oggi mangerò una fetta di panettone per voi. Buona giornata a tutti. Have a good day, everyone. I will eat panettone for you as well. Un po' di storia random dopo. E adesso esce anche il calendario dell'avvento. Parte 5. Con questa chicca che forse avete visto una volta, forse neanche, che è un stopwatch verde. Che mi piace un sacco. Buona giornata a tutti. Buon inizio di settimana. E dai, andate a vedere il mio video di Hublot, la guida di Milano, suggeritemi nuovi posti su Milano, suggeritemi nuovi orologi, suggeritemi cose da fare, criticatemi, fate quello che volete, ma interagite con me perché mi sento solo senza di voi. È diventata una droga e va bene così. Grazie sempre per il supporto, grazie per questo Q&A che è stato molto simpatico, secondo me molto divertente questa volta. E adesso vado a vedere un mio amico e dopo ci aggiorniamo che escono nuovi contenuti e sono sempre qua per voi. Buona settimana, buon inizio e dai è tutta!